È un libro che si rivolge a coloro i quali innanzitutto intendono riprendere questo contatto con la terra, con la natura, con ogni forma vivente che vada oltre anche la nostra quotidianità, perché un rapporto con la natura dovrebbe sempre porci dinanzi alla sorpresa, alla meraviglia, e soprattutto non dovremmo occuparci della natura soltanto per sfruttarla anche attraverso alcuni sport attuali che sembrano ignorare i luoghi anche straordinari e belli che andiamo vivendo. Quindi io ho scelto una strada di riavvicinamento alla natura che prevede l'uso della scrittura in primo luogo, della scrittura autobiografica dei propri ricordi di infanzia. Sono ricordi legati spesso a una natura non solo mitizzata nel tempo della nostra bambinità, ma sono ricordi di luoghi, di situazioni, di animali che oggi forse sono scomparsi per sempre. E questi luoghi li ritroviamo, spessissimo nel mondo della letteratura, della letteratura colta, ma anche della letteratura semplice, della letteratura degli umili. E la scrittura quindi ci invita a ritrovare, a riscoprire questi esempi che furono esempi celebri ma che sono anche esempi della quotidianità, sono le storie di chi coltiva la terra, le storie di chi vive di montagna, le storie di chi vive di mare, che a mio parere, divenute poi scritture letterarie, ci avvicinano attraverso lo strumento straordinario della parola scritta a questi mondi. Ma il libro soprattutto vuole dimostrare attraverso una serie, direi, notevole di esempi tratti da quella che possiamo definire la narrazione delle persone anche più semplici, ci permette questo avvicinamento di risvegliare in noi il desiderio di scrivere non solo delle memorie della natura, ma di scrivere della natura attraverso l'uso del diario, l'uso dei racconti brevi, di riavvicinarci alla natura non attraverso appunto la lettura degli altri, ma attraverso ciò che noi direttamente possiamo scrivere, possiamo quindi salvare nella memoria, sulla carta, nei nostri itinerari di incontro con una natura che potremmo anche scoprire non del tutto smarrita, non del tutto perduta. Questa è una letteratura molto interessante, una letteratura che ha una sua storia antica, perché questi racconti nel mondo selvaggio, soprattutto nei luoghi sterminati, in questo caso delle Americhe, degli Stati Uniti, sono evocazioni che forse noi qui in Europa non riusciamo più a ritrovare, per cui spesso ci immaginiamo spazi, territori, ambienti lasciati a se stessi senza l'intervento dell'uomo. Questo fa parte del nostro immaginario. Quindi credo che spesso sia più interessante l'avventura di conferire alla natura non soltanto una rappresentazione realistica legata alle osservazioni che facciamo, ma invitiamo, perché no, anche grandi scrittori che di questa natura ne fecero poi un campo sterminato per il loro immaginario, per il loro desiderio anche di esaltare se stessi come grandi camminatori, come esploratori, entrando in contesti che perlomeno qui in Italia, anche se avete dei luoghi meravigliosi qui in Sardegna, sono quasi del tutto scomparsi, no? E quindi la letteratura nostra, la letteratura personale, può avere proprio questa funzione di richiamo e anche, direi, di monito per salvare quel che della natura resta.